Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Ci occuperemo di modifica di assiemi, in particolare di modifica di assiemi rimpiazzando uno o tutti i componenti. Per questo filmato ci aiuteremo con questo assieme che vedete in figura, composto da una piastra. Tiro via il mouse così la vedete del colore grigio. Quindi è una piastra che ha un certo numero di cilindri dove andare ad infilare le altre parti, che sono di tre tipi, qui ne vedete solo di un tipo, cioè vedete solo una piastrina circolare, eccola qui, quella nera, poi in realtà andremo a sostituire questa piastrina circolare con un distanziale e con una piastrina quadrata. Ovviamente sia il foro interno del distanziale sia il foro interno della piastrina quadrata hanno lo stesso identico diametro del cilindro, il cilindro grigio che sporge dal basamento. Facendo questo esercizio, facendo questo rimpiazzo, possono nascere dei problemi. Negli assiemi, infatti, oltre ai pezzi, sono presenti anche delle relazioni fra i pezzi. Delle relazioni che sono o i vincoli o i giunti, dipende da che cosa abbiamo utilizzato, come abbiamo montato l'assieme. Questo è montato con un vincolo, vedete, di inserimento. Quindi tutte le piastrine sono montate sulla piastra con questo vincolo. Facendo il rimpiazzo di un componente con un altro, quindi della piastrina circolare con uno degli altri due componenti, possono nascere dei problemi. Quando facciamo queste operazioni e nascono e ci sono questi problemi, Inventor ce lo segnala, ma non li risolve. Quindi in questo filmato vedremo anche come, dietro una conseguentemente una segnalazione di Inventor di un problema nel rimpiazzo del pezzo con i vincoli, vedremo come, dietro questa, conseguentemente a questa segnalazione, risolvere il problema. Quindi, diciamo, è un argomento chiuso che contiene sia affronta sia come si fa a rimpiazzare, che è una cosa molto semplice, basta praticamente con un comando dirgli: guarda, al posto di questa parte ne voglio un'altra. Ma anche vedremo come risolvere i problemi che eventualmente il rimpiazzo può generare. Allora, per avere uno svolgimento esattamente come quello che vedete a me fare a me, penso che sia utile, è utile che andiamo a generare nel nostro filmato anche l'assieme, le parti che compongono questo assieme e l'assieme, in maniera che ci sono tutti i passaggi e che quindi quando voi replicate questo filmato riusciate a avere le stesse traiettorie che vedete nel filmato stesso, per cui è bene rifare i componenti all'interno del filmato stesso. Comunque sono componenti semplicissimi, perché questi due sono praticamente quattro cerchi, due cerchi la piastra, uno due, e due cerchi la piastrina circolare, e poi andremo a montare quello che io ho chiamato assieme rimpiazzo, in maniera che andremo a usare un vincolo e vedrete quale vincolo andiamo a utilizzare e come lo mettiamo, in modo da capire dopo bene i problemi che nascono. Allora, rimpiazzo.yam, costruiamoci i componenti, piastra, andiamo ad aprirla e andiamo a vedere le sue dimensioni. Allora, la estrusione 1 ha un diametro di la piastra ha un diametro di la base della piastra ha un diametro di 6 pollici, 6 pollici quasi sicuro, e una altezza, eccola qua, di mezzo pollice. Allora, noi la facciamo in millimetri. Chiudiamo qui e andiamo a fare un nuovo ISO millimetri, andiamo sul piano XY, mettiamolo sul piano XY, un nuovo schizzo, 6 pollici, quindi 150 mm circa, cerchio
quota 150 e andiamo a posizionarlo con l'origine nel punto centrale. Dopodiché, fine, è completamente vincolato. Qui dal 2004, quando è completamente vincolato, vedete, c'è questo spillettino qui che lo dice, oltre che leggerlo qui, fine. Estrudi mezzo pollice, quindi facciamo di 15 mm. Poi torniamo un attimo sul nostro componente piastra che abbiamo utilizzato qui, andiamo a vedere la seconda estrusione. Allora, mezzo pollice di diametro a distanza 2 pollici e 25 e con una fine. E con una, quindi facciamo via schizzo, cerchio. Da 12, 15 facciamolo, mezzo pollice circa. A distanza 2 pollici e 25, quindi lo facciamo a distanza di 2 pollici e 25, sono 60 mm circa, e lo allineiamo, ho sbagliato, lo allineiamo con l'origine. Perfetto, fine, lo schizzo è pronto, vediamo quanto era stato estruso. Modifica lavorazione, estrusione di un pollice e mezzo, quindi 40 mm circa. Estrudi 40. Ok, poi se non ricordo male nella piastra ce n'erano 9, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comunque lo possiamo leggere anche qui, è modifica lavorazione. Sono 9 su 360 gradi. E qui facciamo la stessa cosa. Serie circolare. Questa lavorazione. Questo l'asse è l'asse Z. Ne mettiamo 9 in totale su 360 gradi e diamo l'ok. La nostra piastra l'abbiamo costruita, parte 3, file, salva con nome, piastra, filmato. Poi io metto sempre la versione del pezzo, in questo caso appunto è la prima 0 tratto 000. La piastra filmata ce l'abbiamo. Adesso ricordandoci che questo cilindro l'avevamo fatto di 15 mm, facciamoci una piastrina circolare di 15 mm di foro interno. Allora, nuovo ISO millimetri, sempre sul piano XY. Via schizzo, due cerchi, questo è di 15, li facciamo concentrici, li posizioniamo all'origine e ci andiamo a guardare aprendo piastrina circolare. Il diametro esterno della piastrina che è di un pollice e mezzo, per cui nella nostra parte 4 mettiamo che questa quota è 40 circa. Fine, completamente vincolato. Fine, guardiamo anche in questa piastrina circolare l'estrusione, lo spessore. È un quarto di pollice, quindi 10 mm, parte qua circa, 10, perfetto, un po' di meno, dai, è un quarto di pollice, in realtà 25, 12, 6, 6 mm. Diamo l'ok e diamogli un bel materiale nero, esattamente, o colorato, meglio ancora lo facciamo rosso, guardate,
se mi si apre, giallo, perfetto. E salviamo con file salva con nome e piastrina circolare filmato. Tratto 000 nel numero di versione. Perfetto, questa la chiudiamo, questa la chiudiamo, questa la chiudiamo. Questi sono i nostri due componenti, quindi la piastra base e la piastrina da andare a inserire. Speriamo di non aver fatto la piastrina troppo grossa, che non vada a interferire con il cilindro, se no dobbiamo vedere subito un nuovo comando. E andiamo a montarci il nostro assieme. Inizio, nuovo, assieme in millimetri. Posizioniamo la piastra filmato. Grounded fissata all'origine. Ok. Posizioniamo la prima delle nostre piastrine. Benissimo, non c'è interferenza. E andiamo a vincolarla. Ecco, questo è il passaggio interessante, poi lo stesso vincolo lo utilizzo. Di vincoli se ne possono utilizzare tantissimi. Qui ve lo faccio vedere con questo vincolo qui, adesso ho finito dalla parte di là, lo recupero, che è il vincolo di inserimento. Con questo vincolo di inserimento, prima la parte fissa e prendo questo, allora, attenti, questo spigolo sul piano superiore orientato secondo quell'asse e prendo come, quindi questo è il fisso, questo è il mobile. E prendo questo. Sono controdiretti, per cui mi va bene questa selezione qui. Vedete i due assi e i due invece spigoli che vanno a sovrapporsi, per cui lì vedete un colore che non è né il giallo né il verde, né il giallo del secondo né il verde, è un colore misto, questo colorino qui. Eccolo qui. Ok, questo è il vincolo che andiamo a utilizzare. Applica. A questo punto ne vado a mettere un altro paio, posiziona, tanto anche se faccio qualcosa di differente, l'importante sono le cose che 1, 2, 3, senza che sto a guardare dove stanno messe, le vado a posizionare con lo stesso vincolo, questo, prendo questo. E questo applica, prendo questo e questo applica e prendo questo e questo sotto applica. Ecco, mi raccomando di fare le stesse cose che avete visto fare a me, perché se non fate le stesse cose che avete visto fare a me, poi la seconda parte del filmato vi perdete, non capite il perché. A me succedono delle cose e a voi ne succedono altre. Siamo pronti per cominciare il rimpiazzo. Prima però sistemiamo sta piastra circolare che è più piccola di quello che dovrebbe essere. Allora andiamo scusate, la piastra del filmato. Andiamo sulla piastra del filmato, spegniamo qui e mettiamo a posto questo schizzo. 150, facciamolo un po' più grande, 165. Fine. Vediamo se si è tutto sistemato nell'assieme, direi di sì. E già che ci siamo, andiamo subito a salvare l'assieme. File, salva con nome, rimpiazzo filmato. Filmato tratto 000. Ok, diamogli il tempo. Aggiornare, sì. Ok,
Perfetto, e prima di cominciare a usare il comando rimpiazzo dobbiamo costruirci i pezzi da rimpiazzare. Allora, costruiamoci il distanziale, inizio nuovo isomillimetri, ancora sul piano XY andiamo a fare un cerchio da 15 e un cerchio un po' più grande. Rendiamoli concentrici, posizioniamoli, quotiamoli, 15, e questo qua fuori facciamolo di una trentina. E questo è lo schizzo del distanziale. Fine, ed estrudiamolo per un 40-50 mm, così più o meno occhio. Ok, 30 mm sono più che sufficienti. Anche questo lo andiamo a colorare, non di giallo, prendiamo qualcosa di diverso, un bel rosso, e lo chiamiamo file salva con nome distanziale filmato. Sempre con la versione 000. E facciamoci anche subito la piastrina. Inizio, nuovo, isomillimetri, origine, piano XY, schizzo, un bel rettangolo. Più o meno un cerchio, più o meno diametro 15. Poi allineiamo il cerchio col punto medio e allineiamo il cerchio col punto medio. Dopodiché mettiamo il cerchio al centro, coincidente con l'origine. Poi mettiamo le quote, facciamo una quadrata, quindi qui facciamo 35. Ah, non ho messo i vincoli, erroraccio, qui perpendicolare, corri, corri, ho fatto in maniera scorretta lo schizzo. Vabbè, abbiamo sistemata una quota necessaria, 35, manca la seconda quota, che anche lei uguale a questa quadrata. Tiriamo via questo 15 da quella posizione che è ingannevole. Fine, lo schizzo è completamente vincolato, c'è il pin, lo dice qui, fine. Estradiamolo di 10 mm, anche un po' di meno, di 8, 7, 8, 7 mm. Ok, una piastrina. Salviamola, anche questa di un colore differente. Abbiamo fatto, facciamo magenta, un bel colore strano, e la salviamo con file salva con nome piastrina quadrata filmato. Tratto 000, salva. Allora, abbiamo tutto. Facciamo un po' di sistemazione. Questa la portiamo qui. E questo lo portiamo qui in mezzo. Perfetto, questo poi potremmo anche portarlo qui. Ok, quindi qui abbiamo l'assieme, qui la piastra e qui le tre parti. Prendiamo il nostro assieme e andiamo a fare la prima sostituzione, cioè al posto di una piastrina circolare andiamo a mettere un distanziale.
La sostituzione di un componente è molto semplice. Io voglio sostituire questo componente, quindi lo evidenzio, compare qui e col tasto destro vado nel sottomenu di componente dove trovo sostituisci. Oppure, senza evidenziarlo prima, vado qui dentro, componente, sostituisci o sostituisci tutto. Quindi qui in questo caso sostituisci e poi vado a scegliere il componente. Ci sono due strade, una da menu e una da menu contestuale. Scelgo il componente che voglio sostituire, che forse è meglio fare in quell'altra maniera. Continua, lo vado a cercare, è questo, distanziale, apri. E lui mi dà il messaggio famoso che dice che le famiglie di componenti devono mantenere le relazioni inserite in precedenza. Anche gli emate con nomi corrispondenti devono venire rimappati. Altre sostituzioni possono portare alla perdita delle relazioni e delle note. Io qui non posso fare nient'altro che dirgli ok e mi raccomando questo messaggio tenerlo sempre visibile, mostra sempre questo messaggio, non mettete flag qui perché vi perdete il warning quando succede un mestiere del genere, perché se io adesso do l'ok, lui dice che il componente l'ha sostituito. Ma ha degli errori. Il rimpiazzo, è il rimpiazzo non è riuscito a mantenere il vincolo perché la relazione di vincolo era posizionata in base a una geometria che adesso non c'è più. E quindi qui non potete altro che dire: se fate nulla, buttate via la sostituzione. Quindi adesso la rifaccio così. Non potete dire altro che accetta. Ok, accetta. E poi trovarvi una relazione con problemi, questa relazione qui con problemi, e andarla a sistemare. Ora, per sistemare questa relazione possiamo sempre col tasto destro sistemarla o con il recupera o con il modifica. Il recupera sostanzialmente cerca di darvi una mano a sistemarla, il modifica so già come devo muovermi. E quindi è più veloce da fare. Adesso io lo faccio vedere con il recupera, poi abortisco l'operazione. Recupera. Lui dice: guarda che c'è una relazione con geometria non definita. Ok, la seleziono, vado avanti, vado ancora avanti perché è posizionata. Mi dice il problema: la relazione è posizionata in base a una geometria che non c'è più. Avanti, modifica, elimina, sopprimi. Chiaramente isola e modifica. L'unica cosa che posso fare è. Cioè la cosa che voglio fare è modifica, faccio fine, a questo punto mi ripresenta la schermata della relazione del vincolo e mi dice mettilo a posto. E mi dice mettilo a posto, però mi dà anche qualche informazione in più perché mi dice che a essere sbagliata è la parte 2 della relazione. La parte 2 della relazione, se vi ricordate i vincoli e i giunti, è il pezzo che viene inserito, cioè sul pezzo, sul primo pezzo. Quindi in questo caso la relazione è sbagliata sul componente 2 e dovevo andargli a dire qual è la superficie che si sposa con questa verde del componente 1. Ora chiaramente la superficie che si sposa è questa, per cui se io clicco qui, vedete che adesso l'ok non è attivo, se io clicco qui l'ok diventa attivo, ha capito e se vado avanti lui farebbe. Allora io adesso l'annullo. E vi faccio vedere il sistema più veloce che è questo, modifica, perché entro già direttamente lì, le indicazioni sono sempre le stesse, è la 2 che va messa a posto, la 1 mi piace, non è cambiato niente, quindi mi basta fare così, o se voglio andare a prendere questa parte, perché qui di vettori di spigoli ce ne sono due, c'è cioè quello lì esterno e c'è anche quello interno, vedete quello che ho fatto, faccio rivedere, vado qui. Aspetto un attimo. Allora, 2, vado qui. Aspetto un attimo, oppure mi sposto più in qua, vediamo quello che, se riusciamo a farla venire fuori. Chiaramente adesso che la cerco non mi viene fuori, annulla, modifica.
Vado qui, aspetto un attimo. Eccola qua, nasce la lista delle selezioni, quel vettore a sé spigolo e quello esterno, lo apro, questo qui e quell'interno, e posso anche scegliere questo qui. È la stessa identica cosa, diventa ok e vedete che adesso il colore non è né verde né giallo, è un, boh, un verde giallo, un misto di verde giallo. Comunque i due spigoli per la relazione sono coincidenti. Comunque mi è comparso l'ok, se io do l'ok, state attenti qui, il tutto sparisce e io ho sistemato la relazione. Faccio ancora un passo indietro, ve la faccio rivedere, ultima volta, quindi recupera. Devo dare una serie di ok, modifica, vado direttamente a sistemare il problema. La 2, vado qui, se mi sposto un po' qui, vediamo un attimo quando nasce la selezione. Eccola qua, vettore a sé spigolo, prendo quella, ok, ma poteva essere anche questa fuori, buona come... come spigolo da usare per mettere a posto la relazione. Allora, quando si sostituiscono i componenti, tutto molto semplice, però attenzione a questi messaggi che dicono che si perdono le relazioni. E se, le relazioni che si perdono durante la sostituzione vanno rimesse a posto, andando sul pezzo che ha il problema e andando a modificare la relazione che aveva problemi queste. C'è rimasto da vedere il sostituisci tutto. Adesso facciamo un bel sostituisci tutto di questa parte qui con le piastrine quadrate. Allora, sostituisci tutto, distanziale questo, quindi piastrina circolare, componente, sostituisci tutto con la piastrina quadrata. Apri. Allora, ancora il warning, quindi saltano delle relazioni. Durante l'esecuzione sono stati rilevati degli errori. Vedete, tre relazioni sono saltate. Accetta. Andiamole a vedere. Quindi è saltata questa, la piastrina quadra, è saltata questa, la piastrina quadra. In pratica l'unica che adesso è buona è con il distanziale. E queste ce le andiamo a mettere a posto una per volta. Solito sistema, è anche un buon esercizio. Modifica, è sempre il 2 che ha problemi. Ecco quando mi farà vedere. Vediamo se è partito l'ok, sì, il colore è quello giallo, però non mi ha fatto vedere a nulla. Allora, modifica, il verde c'è, vado sopra a dirgli la seconda quale deve essere, che è questa qui, e questo compare l'ok, la mettiamo a posto. Accetta la relazione, perché ce ne sono altre due ancora sbagliate. Modifica. Andiamo a mettere a posto questa. Ok. Accetta la relazione perché ce n'è ancora una sbagliata. Modifica. Vado sempre lì. È il secondo, vedete, è già evidenziato il secondo, quindi non ho problemi ad andare a selezionare il componente. Quello lì è quello che mi serve. Ok, a questo punto accetta la relazione. Non lo devo fare più perché le due che erano sbagliate. Non ce ne sono altre sbagliate e io ho sostituito la piastrina. Noterete che sostituendo il componente distanziale, anche il componente piastrina, non si è portato appresso il colore. Cioè lui ha sostituito il componente, ma ha dato un problema sul vincolo e in più il colore si è preso quello della piastrina circolare, che era quella che esisteva prima della sostituzione. Beh, questo in realtà, è vero. Però posso rimediarlo. In che modo posso rimediarlo? Se io vado sempre a selezionare il nuovo componente distanziale,
e vado nelle sue proprietà, vado col tasto destro, trovo la voce rappresentazione. A questo punto, su questa rappresentazione io posso cambiare sia lo stato modello sia la vista di disegno e riportare gli stessi parametri del pezzo. Allora, io adesso qui faccio annulla, vado a vedere questo pezzo qui, il distanziale, e trovo che la vista è primario, ok? E anche lo stato modello è primario, quindi sia la vista che lo stato modello sono primari. Se adesso vado qui e vado in rappresentazione e metto primario, primario e do l'ok, vedete che lui cambia, si porta appresso il colore corretto, cioè con la sostituzione to cool no, ma d'altronde con la sostituzione lui si è perso anche i vincoli, quindi si perde parecchie informazioni. Ma se io dopo la sostituzione i vincoli li metto a posto, abbiamo già visto come. Viceversa, il materiale del colore lo sostituisco con la rappresentazione, posso rimettere tutto a posto. Quindi anche questi. Se io vado, prima di tutto devo andare a vedere qui qual è la rappresentazione. Questa volta la vista è primaria e lo stato modello è primario, quindi tutti e due primario anche qui. Quindi se vado a prendermelo qui e dico rappresentazione e dico primario, primario e do l'ok, e cambia colore. Ovviamente cambio colore nello stesso modo anche di qua. Ok, cambio colore anche di qua. In rappresentazione, qui basta dare l'ok, non c'è bisogno in realtà di fare tutto il giro. A questo punto ho sostituito i componenti, ho messo a posto i vincoli e ho sostituito singolo, ho sostituito multiplo e ho riportato le stesse proprietà di aspetto. Bene, anche questo filmato è terminato. Sull'editor degli assiemi seguiranno altri filmati. Al solito, se vi è piaciuto, se avete imparato qualcosa, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e arrivederci, buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.